chiede quali sono le strade che percorso consigli a chi vorrebbe realizzarsi nel mondo del cinema, come attore, regista. Beh, ovviamente sono due percorsi molto diversi, nel senso che il regista fondamentalmente è un autore, uno scrittore, ma anche un tecnico, quindi c'è bisogno di fare anche delle scuole specifiche. Per esempio in Italia abbiamo il Centro Sperimentale di Cinematografia o tante altre scuole, meglio ancora a Los Angeles, la UCLA, a Londra, la London Film School. Cioè ci sono scuole di alta specializzazione che sono come dei master che si fanno come li fate in economia aziendale o in giurisprudenza o in fisica teorica, esistono anche per il contenuto audiovisivo, no? Quindi master anche che sviluppano i tanti lavori che ci sono intorno al cinema. Pensate al marketing, pensate alla scrittura, pensate all'edizione, al montaggio, alla post-produzione. Quindi il mio consiglio è vedere tanti film, perché bisogna capire di cosa si sta parlando, studiare i film, vedere tanti film classici e anche fare una scuola di specializzazione di alta formazione e poi andare anche sul set. Cioè io sono cresciuto portando i caffè, facendo la classica gavetta nei set, e lì si impara tanto perché vedi la realizzazione. L'attore è un mestiere diverso perché anche lì ci vuole formazione, per esempio l'attore si può iniziare molto giovani, cioè i film hanno bisogno di 15 anni, 16 anni, 17 anni, 11 anni, 20 anni. Cioè io sono un po' restio a dire anche agli attori dovete per forza fare una formazione perché rischiano di iniziare a lavorare a 25 anni. Bisogna avere l'intelligenza di mettere in parallelo un mondo che ti può dare un sostegno economico, magari con dei lavori, un lavoro diciamo più classico, con questa che può partire come una passione, si mandano le foto ai casting, si fanno i provini, eccetera, e piano piano, se c'è talento, diventerà un lavoro molto affascinante.